penso che la Danimarca probabilmente sia uno dei paesi con il minor tasso di corruzione e tutto quello che ne sussegue al mondo. Il costo della vita a Copenaghen lo definirei sul 20% in più rispetto a Milano, però il reddito è decisamente più elevato. Secondo me una cosa molto bella della Danimarca è l'onestà delle persone. Amici di Storiantes, buongiorno, sono Barbara, siamo a Copenaghen. Se qualcuno conosce già il nostro canale, benvenuti su Storyhunters. Noi raccogliamo storie di cambio vita e oggi abbiamo due ragazzi giovani che abbiamo incontrato a Copenaghen. Mattia. Ciao, ciao. Piacere. Corrado. Ciao, ciao. Benvenuti. Loro vi racconteranno come hanno fatto il loro cambio vita in un'età così giovane. Mattia, grazie per essere venuto sul nostro canale. Grazie a voi. Perché Copenaghen? Beh, Copenaghen sicuramente io avevo una sorta di vantaggio, ecco. Sapevo di voler fare l'università da qualche parte e col fatto che mia mamma è di Copenaghen, mio papà è italiano, nato e cresciuto a Ravenna, ho deciso di invece di andare a Bologna o Milano di venire a Copenaghen. È stata una scelta proprio mia, personale, ero curioso di vedere anche l'altro lato della mia famiglia e quindi per questo motivo Copenaghen. E quindi tu invece, Corrado, non hai la mamma di Copenaghen? Eh no, io sono siciliano e mi sono ritrovato a Copenaghen per un po' il segno del destino, perché non avevo neanche pianificato di venire a Copenaghen, ma studiando a Trento per la triennale, diciamo che è stato più un segno del destino, perché un mio amico che conoscevo, siciliano anche lui, mi ha poi spinto a venire a Copenaghen. Quindi tu hai scelto di fare anche tu parte degli studi a Copenaghen per un po' imparare la lingua e darti un'opportunità diversa rispetto a quella che respiravi in Italia. Sì, assolutamente. Già per me è stato un grande passo comunque dalla Sicilia a spostarmi in Trentino, però ho sempre avuto quella voglia dentro di me di esplorare e di fare delle nuove esperienze e mi volevo mettere anche in gioco all'estero. Quindi mi sono messo a studiare al secondo anno dell'università la lingua inglese e ho effettuato l'esame dell'IELTS che è richiesto per poter studiare in tutte più o meno le università all'estero e ho iniziato alla Copenhagen Business School ormai 7 anni fa. Quindi hai studiato in inglese? Ho studiato in inglese, e adesso sì. Diciamo, che lavoro fai? Adesso lavoro in una banca. Ho lavorato per 5 anni nella stessa posizione lavorativa. E mi trovo molto bene e mi piace tantissimo, perché comunque è un lavoro che mi dà tanta responsabilità e che mi soddisfa molto. È un lavoro comunque che appaga, perché sin da subito ti danno la possibilità di metterti in gioco, ti buttano lì, ti fanno provare. E poi soprattutto perché è un ambiente dinamico con tanti giovani e ci divertiamo tantissimo. Tu quanti anni hai? Ho 29 anni. E tu invece quanti anni hai, Mattia? Io ne ho 26. 26 anni, quindi quanti anni hai che sei qui, hai detto? Sono qui da 2023-2015, sono 8 anni. 8 anni. E il tuo lavoro invece come l'hai scelto? O lui ti ha scelto? Com'è venuta? Beh, è stato un po' una cosa, lui mi ha scelto, io l'ho scelto, una cosa un po' così, perché tanto in realtà diciamo io... che cosa fai? Insomma. Sì, io lavoro in una startup, siamo circa 25 dipendenti qui a Copenaghen e ci occupiamo di implementare routine di well-being aziendale in aziende più grandi. Io mi occupo della parte di sviluppo aziendale, di vendita, e lavoro in questa azienda da circa 2 anni. Ho cominciato prima con una sorta di internship, quindi non pagata, e poi piano piano ho ricevuto più responsabilità e finita l'università ho ricevuto poi un contratto full time. Quindi dall'internship non pagata, che è durata quanto? L'internship non pagata è durata 5 mesi. 5 mesi? Subito ti hanno fatto il contratto a tempo indeterminato? Allora, dopo io ero ancora studente, quindi comunque, già per magari mettere un po' le cose nel contesto, in Danimarca è molto utilizzato lavorare mentre si studia. Ok, bravo. E quindi ci sono tante aziende che offrono questi contratti
a tempo, spesso sono contratti magari a tempo determinato, però sono contratti in cui tu lavori 10-15 ore a settimana e ti permettono di fare una bellissima, di fare esperienza lavorativa mentre tu studi. E le aziende proprio sono preparate, sanno che tipo di cose farti fare e sanno proprio che il tuo tempo, diciamo, non è super flessibile. Quindi è una bellissima opportunità questa. E ricevi anche un sussidio se lavori mentre studi? Quindi anche il governo ti aiuta in questo senso, se sei parte dell'Unione Europea, a poterti mantenere comunque ed essere indipendente economicamente mentre stai studiando. Che tipo di sussidio dà lo Stato e come sceglie a chi dare il sussidio? Come funziona? No, è molto semplice in realtà. Se sei uno studente, lavori semplicemente e puoi ricevere il sussidio da parte dello Stato, quindi tutti i cittadini, sia danesi che parte dell'Unione Europea, possono tranquillamente ricevere questo sussidio mensile, che non è neanche irrilevante. Sono tra le 10 e le 12 ore settimanali che uno deve lavorare 40 al mese per ricevere questo sussidio, e la cosa interessante è che questo sussidio, che sono circa 800 euro al mese, dato a tutti gli studenti, viene dato automaticamente agli studenti con la cittadinanza danese. Se tu hai la cittadinanza europea, lo puoi ricevere, però devi dimostrare di lavorare queste 10-12 ore a settimana. Wow, mi sembra ottimo. Quindi qui in Danimarca, immagino, le aziende devono metterti in regola, non puoi lavorare, diciamo, in nero. Penso che la Danimarca probabilmente sia uno dei paesi con il minor tasso di corruzione e tutto quello che ne sussegue al mondo, quindi veramente se c'è qualche settore in cui c'è un po' di lavoro nero, magari nel settore, non so, dell'idraulica, quei settori lì, ma ce n'è poco, di base devono metterti sempre in regola. In regola? Sì. E quindi qual è uno stipendio, diciamo, base per un... Parliamo per uno che per esempio lavora, non so, in banca come te. Non il tuo stipendio, ma uno, diciamo, base per uno che fa il primo anno in banca. Direi, considerando comunque che in Danimarca si paga, la tassazione è abbastanza elevata, parliamo intorno al 45% del tuo reddito. Sì, in tasse. A livello netto, se lavori in una banca riesci a raggiungere 2.800 euro e 3.000 euro al mese. Netto? Già quando inizi con una posizione lavorativa full time base. Ok, quindi poi più o meno, diciamo, quanto spendi per una casa? Facciamo un esempio, diciamo. Sì, in Danimarca comunque ovviamente dipende dalla città e dal paesino, perché se decidi di stare un po' più fuori ovviamente l'affitto costa decisamente meno. Purtroppo Copenaghen, così come anche altre città, Milano, hanno il problema dell'affitto, quindi comunque gli affitti sono abbastanza elevati. Però sì. Uno si decentra e... Sì, ti decentri, o comunque io per esempio ancora condivido l'appartamento con altri coinquilini, una stanza, e quindi diciamo che più o meno parliamo delle stesse cifre che puoi trovare a Milano. Sui 500 euro una stanza? Leggermente di più, sì. Il costo della vita a Copenaghen lo definirei sul 20% in più rispetto a Milano, però il reddito è decisamente più elevato, quindi lo standard di vita medio è di gran lunga più elevato. C'è da dire comunque che la Danimarca ha un sistema molto diverso rispetto a quello italiano, perché è molto più facile ricevere già un reddito elevato quando inizi una posizione lavorativa, considerando che le tasse sono molto elevate. Anche se si scatta su una fascia di reddito diversa, comunque il reddito nel corso degli anni non tende ad aumentare molto, quindi comunque è una società abbastanza piatta, abbastanza livellata. Sì, sì. E quindi Mattia, ti volevo chiedere, cosa ci puoi dire di interessante rispetto a questa società, e qual è la cosa più bella che secondo te fa parte di questa società e che magari purtroppo non si ha in Italia? Facciamolo un confronto. No, sì, ottima domanda. Secondo me una cosa molto bella della Danimarca è l'onestà delle persone. Cioè l'onestà delle persone, il fatto che uno vede il bene collettivo della società prima magari del bene personale. Cioè quindi c'è una cultura le tasse si pagano, in
in generale secondo me si vede sempre il bene collettivo prima di quello che magari in Italia molte volte uno se può guadagnare due soldi in più e magari non pagare meno tasso, comunque vede più il vantaggio personale piuttosto che lo svantaggio che c'è poi a livello di società. Ed è anche un po' questo motivo per cui in Danimarca c'è la possibilità, secondo me, di avere così poca burocrazia, di avere un sistema così snello, un sistema che comunque funziona, perché la burocrazia costa, ma in Italia ce l'abbiamo perché comunque bisogna controllare, ci sono tanti controlli da fare, e perché abbiamo meno fiducia tra noi stessi. Quindi sono riusciti a costruire uno Stato in cui c'è fiducia reciproca, in cui si crede cittadino e Stato, esatto. Importante, certo. Sì, e poi c'è in Danimarca c'è questa regola, questa sorta di legge, come la possiamo chiamare quella? Una legge non scritta, informale, no? Applicata. Si chiama Jantelov, legge dello Jante, che praticamente significa che credere di essere superiore agli altri non fa figo, ecco. Ok, quindi come in Norvegia, l'abbiamo sentita. Sì, anche esatto, in c'è anche in Norvegia. Quindi secondo me di questa legge comunque ci sono pro e contro, perché ti devi sentire meglio degli altri. No, sentirsi meglio degli altri di base non è una cosa che ti porta a nessun vantaggio, anzi ti fa sembrare quasi un po' sciocco. I pro sono secondo me evidenti, nel senso è una cosa secondo me molto bella, però i contro secondo me delle volte uno dovrebbe avere la possibilità di andare fiero dei propri risultati, dei propri, scusate la parola in inglese, achievements, nel senso e quindi secondo me delle volte magari si tende troppo a magari nascondere la propria fierezza in una cosa che secondo me è importante per crescere, se ne può parlare, ecco. Quindi secondo me è una sorta di... è giusto bilanciare, è giustissimo, certo. non tirarsela su tante cose, però secondo me è anche importante ricordarsi che come persone comunque abbiamo necessità di ricevere complimenti. Però ecco, questo ti voglio chiedere, i complimenti vengono fatti, cioè comunque un insegnante, un datore di lavoro tende a gratificare con dei complimenti le persone? No, quello direi di sì, è più che altro tu personalmente... L'esaltazione di se stessi, okay, esatto. Ok, quindi, sì. Quindi insomma il bilancio comunque ce n'è abbastanza, ma invece di negativo? Il tempo, il clima? Diciamo, il clima è, sì, che esatto. Non è sempre questo. Il clima sì, è molto duro, specialmente per un siciliano come me. In Danimarca comunque è sempre più o meno freddo, anche qualche estate, a volte l'estate arriva soltanto per una settimana o due, e tende ad essere anche abbastanza piovosa, quindi diciamo che devi essere anche sempre pronto con l'impermeabile quando si va in giro in bicicletta, sempre pronto comunque al peggio, diciamo. Ci sono comunque tanti eventi all'esterno anche d'inverno, cioè tendono comunque a creare community. È una domanda interessante secondo me, perché io ho ricevuto la visita di un'amica la settimana scorsa di Milano, e lei era sorpresa dal fatto che ci fosse tutte queste cose che succedevano all'esterno, anche questi bar, questi locali, investono anche tanto adesso nel riqualificare certe zone della città che magari prima erano zone industriali, e fanno questi luoghi di community che succedono molto, molto spesso all'esterno. Lei era sorpresa, fa in una città in cui piove così tanto, in cui è spesso così freddo. E la gente comunque si abitua, anche se fa freddo metti fuori qualche funghetto, nel senso si vive tanto fuori, anche se comunque secondo me il tempo non è quello italiano, ecco. Il tuo rapporto con gli amici anche che hai lasciato in Italia, o comunque che cosa dicono le persone che hai lasciato in Italia rispetto a questa scelta, come la vedono, cosa hanno appreso dalla tua scelta? Ma io penso che i miei amici in Italia hanno sempre avuto tantissimo rispetto per la scelta che ho fatto, anzi molte volte ho quasi anche sentito una sorta di vorrei fare anch'io una cosa del genere, avrei voluto anch'io fare un tipo di esperienza del genere, però magari loro non erano avvantaggiati come me, perché non avevano le stesse possibilità a livello culturale, o comunque col fatto che ho avuto questa possibilità. Sei bilingue? Sono bilingue, sì. E quindi parlo sia danese che italiano da madrelingua, per me è stato molto più semplice trasferirmi, certo, in Danimarca. E però sinceramente vedo anche in tanti miei amici italiani un cambio di mentalità rispetto magari alla mentalità che ho lasciato 8 anni fa.
non è per forza una cosa negativa, perché ci sono anche tantissimi danesi che hanno una mentalità chiusa, come ci sono tanti italiani con una mentalità poco aperta. Però secondo me una delle cose belle della globalizzazione, che comunque ci sono, è che comunque i ragazzi, le persone, anche i giovani hanno aperto un po' più gli occhi, vedono più possibilità, che delle volte può essere anche un fattore negativo, perché sei bombardato di input, di cose che potresti fare, di viaggi che potresti fare. Certo. Però vedi in loro un modo di pensare diverso, che secondo me è bello. Quindi anche loro stanno facendo il loro percorso, pur stando in Italia, insomma, a livello anche di viaggi, di esplorazione. Sì, però per esempio amici che non avevo mai viaggiato 8 anni fa adesso girano, grazie anche a compagnie low cost che ci permettono di viaggiare veramente a basso prezzo. Quindi fondamentalmente la comunità italiana qui ce n'è, la frequentate? Sì, ce n'è. Mattia era presidente di ISO, l'associazione italiana all'università, quindi abbiamo creato un bel network. Anche a livello lavorativo comunque gli italiani ci sono e aumentano nel corso del tempo. Siamo in tantissimi giovani e sì, poi anche diciamo quando abbiamo del tempo libero ci vediamo. Adesso abbiamo organizzato questo club delle colazioni, andiamo a fare colazione insieme la domenica mattina, quindi la comunità sì, c'è. Cerchiamo comunque anche di passare molto tempo tra di noi italiani, perché abbiamo la nostra cultura, diciamo, è molto più abbiamo questa tendenza magari a voler abbiamo molte cose in comune, diciamo. Certo. E poi il fatto anche della spontaneità, il fatto di dire oggi mi sveglio la mattina e domenica mattina scrivo ragazzi volete andare a fare colazione e trovi sempre invece qualcuno com'è? che ha voglia. Com'è di... il rapporto col danese? È un po' più lento, un po' più organizzato? Col danese per me è stato molto diverso rispetto a Mattia, ovviamente. Sto ancora studiando danese dopo 7 anni, è una cosa di cui mi vergogno un po'. Gli devi parlare perché... in danese, Mattia? Cerchiamo di parlare in danese il più possibile. Però faccio molta fatica perché è una lingua comunque difficile. È una lingua difficile perché soprattutto in Danimarca tutti parlano la lingua inglese, quindi riuscendo già a comunicare è difficile forzare sia me stesso che gli altri a una lingua di cui non ho la padronanza. Tu che ne pensi? Ma io penso che sono molto d'accordo con quello che dice Corrado. E secondo me imparare il danese per un italiano è difficile per molti aspetti. Uno degli aspetti è anche la Danimarca insieme all'Olanda è uno dei paesi non madrelingua inglesi cui parlano meglio l'inglese, cioè qui veramente tutti parlano l'inglese. Quindi tendenzialmente qual è il modo migliore per imparare una lingua? È fare, vabbè, oltre che andare a scuola, è fare conversazione, è parlare con la gente del posto. I danesi devo dire che sono persone estremamente cordiali, gentili, carini. Ma tendenzialmente appena loro sentono che tu magari non parli il danese benissimo, per una questione, secondo me non lo fanno per cattiveria, ma per una questione probabilmente di comodità, di comunicazione, di voler raggiungere il migliore livello di comunicazione, parlano inglese. Okay. Sì. Tu che parli danese, come vedi i danesi al di là della chiusura magari rispetto agli italiani eccetera? C'è qualche cosa, qualche peculiarità di questo popolo che ti piace o che non ti piace, entrambi? Sì, se la vogliamo mettere sul piano delle relazioni sociali con i danesi, naturalmente vabbè sono avvantaggiato perché so la lingua, però relazionarsi in Danimarca secondo me è relativamente facile, nel senso che comunque le persone sono, si parla facilmente con le persone. Quello che è difficile in Danimarca è entrare, diciamo, nel circolo più stretto delle persone, perché tendenzialmente molti danesi tendono a farsi un gruppo di amici a partire dal liceo, dalla scuola, ed è poi quel gruppo di amici che alla fine molti si portano indietro. Magari in Italia siamo più aperti a mischiare gruppi di amici, questa è la differenza come principale. Sì. In Danimarca secondo me se te hai quel gruppo di amici non è che sei proprio troppo aperto a far entrare altre persone in quel gruppo di amici, cioè ci può trovare, però entrare nel gruppo
è una cosa più difficile, e soprattutto poi se non sai neanche la lingua, perché comunque le vere relazioni sociali, nonostante qui parlino bene l'inglese, avvengono in danese. Sì, cioè, farei anche la distinzione in realtà tra danesi che ovviamente hanno avuto anche un'esperienza all'estero rispetto a danesi che hanno sempre vissuto in Danimarca, perché sì. Noi per esempio abbiamo un nostro amico molto caro, Philip, che è danese, e lui ha vissuto all'estero, quindi per noi è stato anche molto più semplice diventare grandi amici, perché Philip adesso non è qui, ma anche lui viene spesso con noi a fare viaggi. Quindi dipende anche un po' come in Italia, no? Diciamo, più viaggi, più sei aperto anche magari ad accogliere qualcun altro. Il problema italiano in Italia, Corrado, è che tanta gente non trova lavoro, quindi io volevo anche aiutare queste persone con il vostro supporto e dei consigli per capire come si fa a trovare lavoro in Danimarca, a Copenaghen. Prima lui e poi te, così li diamo entrambi. Sì, per quella che è stata la mia esperienza, ti posso dire che nella vita, anche se hai paura, ti devi buttare, ci devi provare. All'inizio non è affatto semplice, però perché no? Perché non provare? Quando hai 18 anni, hai finito il liceo, oppure hai 21 anni e vuoi provare qualcosa di diverso, è possibile studiare l'inglese, oggi è accessibile a tutti, quindi in maniera molto semplice basta mettersi a studiarlo. E ci sono molte opportunità, l'Unione Europea comunque ha permesso la libera circolazione di tutti, quindi è molto più semplice anche poter trovare delle opportunità all'estero, quindi perché non sfruttarle? Ovviamente è molto difficile all'inizio perché è un contesto completamente nuovo a cui ti devi adattare, non è affatto semplice, per me per esempio non lo è stato i primi mesi qui. Sinceramente ho fatto molta fatica anche perché non conoscevo nessuno, sono arrivato qui da solo. Ovviamente ci vuole sempre del tempo ad ambientarsi. Certo. Io all'inizio la Danimarca non ho avuto, diciamo, un buon rapporto i primi mesi con la Danimarca, ero abbastanza in difficoltà. Poi successivamente nel corso degli anni, conoscendo tante persone e creandosi, diciamo, quel network, poi le cose migliorano. Certo. Sì. E quindi che cosa potresti proporre a un italiano che cerca lavoro in Danimarca? Come si può muovere? Nella pratica? Nella pratica adesso è anche relativamente semplice cercare lavoro online, cioè cominciare già, cioè tu già da casa, perché io posso capire che uscire, andare in un paese così magari a vuoto, senza avere dei piani precisi, possa fare un po' paura, possa essere anche una cosa che ti faccia uscire dalla comfort zone. Però quello che uno può prepararsi tanto da casa, cioè ci sono i portali in cui uno può cercare lavoro e puoi fare anche spesso colloqui di lavoro online dall'Italia. E poi nel momento in cui uno trova delle belle possibilità, secondo me io consiglio di venire a fare un giro nel paese, venire a vedere un po' se questo è un paese che ti piace, in cui tu vorresti spendere più tempo, vorresti abitare, vorresti fare un'esperienza lavorativa. E poi concettualmente non è difficile, implica comunque che uno sia disposto a fare un cambio di vita, che ti può durare 2 anni, può durare 10 anni, nel senso si può sempre tornare indietro, siamo in Unione Europea, non servono documenti, non serve nulla, uno può partire da un giorno all'altro e fare questa esperienza. A me ha dato tanto, mi continua a darmi tanto, e quindi è una cosa che posso solo consigliare, ecco. Bravo. Qua sono abituati all'accoglienza, e come viene visto un italiano che arriva qui? Viene visto come una risorsa, perché qui ci sono molte opportunità e la diversità comunque è un plus, diciamo, quindi la diversità è ricchezza, diciamo, ecco. Ognuno può portare il suo e quindi sì, arricchisce il paese. Esatto, esatto. Io credo che comunque... Noi nel mio posto lavorativo, adesso io non so quante nazioni rappresentino, diciamo, tutti i nostri dipendenti, ma saremmo almeno in 70 nazioni diverse, quindi wow. È un ambiente dinamico, giovane, è veramente bello. Io dico sempre, non lavoro mai in realtà, io mi diverto, lo dico sempre, ma non è uno scherzo, io lo penso seriamente. Se invece ci fosse qualche over 40,
over 45 che è senza lavoro e vuole cercare lavoro in Danimarca. Qui c'è un limite d'età secondo voi per cercare lavoro o si può venire comunque sapendo l'inglese a proporre le proprie skills? Puoi? Sì, sì, si può fare. Abbiamo conosciuto anche altri italiani in giro, anche a Copenaghen, che sono over 40 e che ci hanno parlato di essersi trasferiti in Danimarca. E ovviamente è difficile, se non sai la lingua inglese, potersi ambientare, quantomeno, però ci sono opportunità per tutti. L'inglese bisogna impararlo da subito, tu si sì, mettevi a studiare inglese, fondamentale. Sì, soprattutto vi consiglio di imparare l'inglese e non il danese, perché fate prima con l'inglese. Poi quando uno è qui magari dopo qualche anno qui riesce a imparare il danese. Bene, grazie ragazzi, è stato veramente grazie un bel incontro, grazie a voi. Una bella piacere. Chiacchierata. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.